viaggio Antartico. La nazionale azzurra di calcio guidata da Antonio Conte si prepara per affrontare una gara amichevole venerdì sera a Bruxelles, allo stadio Re Baldovino, contro la formazione del Belgio. Si tratta di un evento particolarmente importante, soprattutto anche per la radice, non solo dell'incontro stesso, ma anche per ricordare le 39 vittime di quella maledetta finale della Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985, allo stadio Heysel, adesso Re Baldovino, poco prima della finale della Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Di quelle 39 vittime, 32 furono italiani. Gli azzurri tornano in Belgio a distanza di 15 anni da Euro 2000, dove vinsero 2-0 sui padroni di casa. Per quanto riguarda la gara attuale, Conte è destinato a mettere la coppia d'attacco formata da Pelé ed Eder, mentre in difesa ci saranno Chiellini e Bonucci. Una buona opportunità per verificare lo stato d'animo e di forma degli azzurri prima degli europei del prossimo anno. Michele Leone della Ifosea Udas, weekend il prossimo tifoso si fa per dire, tra virgolette, perché gli allenamenti comunque li proseguite, dopo la bella vittoria ottenuta contro il Tricase per 3-0. Fino adesso un bottino sicuramente positivo, no? Sì, sicuramente. Fino adesso peccato solo per la prima partita in casa che vinciamo 2-0, abbiamo perso. Poi per il resto abbiamo fatto 9 punti in 3 partite, giocando a tratti molto bene, a tratti bene, con qualche errore dobbiamo limare, però stiamo lavorando, però nel complesso non va bene. Senti Michele, cosa c'è da migliorare in una squadra che vuole puntare in alto? Ma sicuramente il numero di errori deve calare, in battuta, le invasioni, quest'anno è cambiata la regola, le ricezioni che è cambiata la regola. Il numero di errori è sicuramente un po' troppo alto, va abbassato quello e poi il resto viene da sé. Come mai la scelta di venire a Cerignola, Michele? Perché quest'estate abbiamo valutato con il procuratore un po' le offerte, Cerignola ne parlano molto bene, è una società seria e è stata un'ottima scelta. Un'ultima domanda, dopo il turno di riposo di questo weekend, vi aspetta poi il successivo un'altra sfida bella e anche difficile contro l'Andria? Sì, sicuramente, rigiochiamo in casa, quindi sarà importante giocare bene, soprattutto fare 3 punti. In questa partita la cosa difficile è trovare subito la concentrazione, perché come abbiamo visto contro i casi, come caliamo un po' i ritmi, loro salgono e ci mettono in difficoltà. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati tutta la partita e vincere, soprattutto.